Siamo al Tove con Marianna Cosani, ANR, rappresentante. Io ho il piacere di rappresentare ANR in Italia. ANR offre un prodotto esclusivo per tutte le agenzie di viaggi che hanno la possibilità attraverso il nostro prodotto di accedere all'offerta di oltre 350 compagnie aeree che altrimenti non risulterebbero emissibili direttamente dal proprio GDS. Perfetto, novità di quest'anno? Cosa avete portato al Tove? La grande novità è sono veramente orgogliosa di essere qui, particolarmente quest'anno, perché celebriamo il 20° compleanno, diciamo, il 20° anniversario del nostro ticketing platform. Ed infatti è dal 1999 che ANR è l'esperto di ticketing, e proprio in questi giorni, la scorsa settimana, è stato emesso il 35esimo milionesimo biglietto sul nostro Ticketstop, un'agenzia in Indonesia. ANR si rivolge alle agenzie di viaggio, sono i nostri partner ovviamente, e per cui per noi è importante essere qui presenti al Travel Open Village e dare la possibilità agli agenti di viaggio, diciamo, di conoscere meglio quelli che sono i nostri 350 partner aerei che possono essere emessi direttamente dal loro GDS. E da parte mia è un grande piacere poter essere qui con tutti voi, ascoltare quelli che sono i bisogni. Era proprio quello che volevamo sapere, quanto ti piace il Tove, come funziona? È un momento importante di incontro del mercato. A mio parere ce ne fossero di più di questi tipi di eventi, insomma non bastano mai. È semplicemente perché è importante essere qui seduti e dare il tempo di sedersi accanto a agenti di viaggio provenienti da diverse parti d'Italia e capire quelli che possono essere le loro esigenze, le nostre esigenze e insieme. Insomma, le relazioni umane restano sempre la base del business. Assolutamente sì. Diciamo che chatbot sono importanti, anche noi ce li abbiamo, però poi alla fine la relazione one to one, la relazione umana, bisogna vedersi in viso, bisogna capirsi, bisogna credersi, c'è molto da dire e molto da scambiarsi, quindi per cui. Dunque, benvenuti, alla prossima. Grazie mille e grazie a voi. Grazie.